Allora Marco, ritorno alla Sampdoria, immagino che ritorni anche dei cattivi pensieri, è stata la tua partita da incubo forse, Sì, è andata, sì, sono successe cose indescrivibili. Comunque quello è passato, adesso pensiamo a far bene questa partita. no? Ecco, ma ripensando un po' a quegli episodi, che cosa, a mente ormai fredda, diciamo, che cosa puoi aggiungere a quello che non sia stato già detto? Ma non c'è niente da aggiungere, perché comunque le immagini erano palesi, ecco, due episodi, credo sia quello del rigore, che dell'espulsione, boh, incredibile, ecco. Possiamo dire che meritavi l'espulsione più domenica scorsa che non con la Sampdoria? Hai Perché? avuto due gialli, hai avuto uno dopo l'altro, mi pare. Una volta al suo secondo forse l'arbitro è stato abbastanza di manica larga, o sbaglio? Ma credo che già il primo sia stato un giallo molto. Sì. Discutibile. Senti Marco, quest'anno si è parlato di te anche per tante altre cose, non solo per il tuo rendimento in campo, no? Anche per questi episodi che ti hanno visto protagonista, botte a destra e sinistra. Si dice solitamente che si parli bene o che si parli male, l'importante è che se ne parli. Sei di questa idea o avresti evitato volentieri questa pubblicità a prescindere dal tuo rendimento in campo? Ma si è già detto tanto, sì, anche secondo me è un po' esagerato, ecco, due episodi che non dovrebbero succedere e basta, niente, tutto qua. Credo che si sia già detto tanto e quindi basta. Credo che comunque ricevere, non so, dei pugni durante la partita di calcio, credo che sia, non sia normale, ecco, quindi chiudiamo l'argomento e Non è basta. normale. Non è normale. Non sia normale. Se non altro non sei un signor Rossi qualunque, insomma. Senti, Ci distinguiamo, ecco. al di là di questo, come giudichi il tuo campionato? Perché questo è forse il tuo primo vero campionato da titolare, per carità lo scorso anno avevi giocato parecchie partite nella Sampdoria, ma come giudichi nel complesso questa tua stagione? È stata un'annata, se guardiamo i numeri e la classifica, un'annata molto negativa. Ci sono stati, come si è già detto, vari fattori che hanno portato a questa situazione. Purtroppo adesso dobbiamo solo pensare a chiudere in No, ma bellezza, la tua ecco. personale come rendimento, ti aspettavi di più da te stesso, non hai niente da rimproverarti, cioè, che voto ti dai, tanto per essere. Ma me lo tengo per me, sta agli altri di giudicare, ecco. Però possiamo sapere se sei soddisfatto della tua annata o no? Personalmente sì, purtroppo è stato anche giocare in ambienti comunque difficili, anche mentalmente, quando non vinci mai è dura. Quindi è dura, ecco. Senti, è una strana partita quella con la Sampdoria perché c'è una squadra disperata e voi che comunque ormai siete, diciamo, sull'orlo della B, no? E probabilmente si giocherà anche in un'atmosfera molto particolare perché sai anche del gemellaggio fra le due tifoserie, qualche tifoso del Bari potrebbe persino tifare Sampdoria. Come si vive una vigilia di questo tipo? Dobbiamo guardare solo noi stessi, no? Tanto siamo rimasti solo noi, quindi gli 11 che scendiamo in campo dobbiamo fare la partita e concentrarsi solo su quello. Ecco. Sappiamo che la Sampdoria sta attraversando un momento molto difficile, ma credo che il nostro non sia da meno. Che impressione ti ha fatto vedere quelle immagini degli ultra della Sampdoria che sono andati a, diciamo anche chiaramente a minacciare il giocatore Cavasini? Beh, credo che noi siamo abituati, quindi nessun effetto.